Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video e prima di tutto buon anno, spero tanto che sia iniziato col piede giusto questo 2022. Ho pensato di cominciare l'anno con la Makeup Collection aggiornata, so che è un video che vi piace particolarmente e mi sembrava il video giusto con cui iniziare l'anno. Tenete presente che recensire i prodotti è letteralmente il mio lavoro, quindi normalmente una persona non dovrebbe avere così tanti trucchi, ma è appunto il mio lavoro e tantissimi trucchi mi vengono inviati dalle aziende, cosa di cui sono veramente grata al 100%, anche perché così ho la possibilità di recensirvi ancora più cose, ancora più prodotti e aiutarvi a decidere cosa acquistare e cosa no. Ci sono così tanti prodotti proprio perché fa parte del mio lavoro. Comunque, se siete nuovi qui non dimenticate di iscrivervi e direi che possiamo cominciare. Direi che possiamo ufficialmente cominciare. Lì c'è l'armadio che mi fa da sfondo nei video. Questo qui è un PAX di IKEA. Vi lascerò comunque le informazioni scritte nell'info box. Di fianco c'è una mini scrivania, di fianco ancora c'è il trolley e qui appunto c'è la scrivania su cui io vado a registrare i video. Qui ci sono le luci e solitamente la fotocamera sta in mezzo alla ring light. Tutto l'equipaggiamento più o meno è di Neewer, tranne lo schermo e il microfono che si chiama Blue Yeti. Comunque, anche per quanto riguarda l'attrezzatura, vi lascio tutto in info box. Cominciamo direi dall'armadio, che è quello che contiene la maggior parte dei trucchi. Come vi dicevo, è un PAX di IKEA, praticamente è un armadio che voi potete customizzare come volete, quindi potete inserire i cassetti che volete, i divisori. Quindi io ho messo tre cassetti in basso chiusi, tre con il vetro, due divisori, credo divisori estraibili. E sopra ci sono dei rossetti e dei sacchetti. Qui nella parte in alto praticamente ho messo delle cose che per me hanno un valore effettivo, tranne quello lì di Anastasia che è soltanto bello, mi piaceva esteticamente quindi l'ho lasciato. Il sacchetto di Dior invece è di un evento a cui sono stata invitata appunto di Dior e tuttora mi sembra una cosa super surreale. Questa scatola è il primo PR package da parte di Charlotte Tilbury, questo è il primo da parte di Smashbox e qui c'è un divisorio che teoricamente è un portalettere con dentro tutti i pennelli che non uso ma che non voglio regalare perché li cambio abbastanza spesso. Qui stessa cosa abbiamo una pochette che era nel primo PR package da parte di NARS. E da questa parte invece abbiamo un divisorio che è di Shein, sarebbe per gli smalti, con dei rossetti che mi piacciono esteticamente, quindi non sono necessariamente le mie formule preferite, ma secondo me ci stavano molto bene, quindi ho deciso di metterli in bella vista. E da questa parte invece abbiamo un divisorio per rossetti di Shein, con dentro MAC e i rossetti di Charlotte Tilbury, che esteticamente sono bellissimi secondo me. Ok, cominciamo dal primo divisorio che è questo qui. Qui ci sono i rossetti cremosi, qui ci sono i rossetti liquidi. Calcolate che ho sbagliato, avrei potuto prenderne uno soltanto dei due invece che due diversi, perché in realtà qui in fondo è vuoto, ci sono dei divisori di Primark. Però vabbè, prima o poi troverò il metodo giusto per dividerli. Anche questi contenitori qui in acrilico sono di Primark e ci sono dentro appunto tutti i rossetti cremosi. Anche qui devo capire un attimo come dividerli, se mettere in piedi questi, quelli dietro sdraiati. Ho deciso di fare così semplicemente per tenerli fermi, perché altrimenti ogni volta che chiudevo e riaprivo si ribaltava qualcosa, quindi almeno così sono tutti fermi, fissi. Comunque, in generale più o meno sono abbastanza divisi per brand. Da questa parte abbiamo NARS, VIV, Milani, Patrick Ta, Smashbox, Uoma Beauty. Da questa parte abbiamo qualcosa di Banana Beauty, Maybelline. Qui ci sono i rossetti di Mia Makeup, qui ci sono quelli di Neve Cosmetics. Da questa parte invece ci sono quelli di Mesao da sdraiati. E lì dietro ancora ci sono le matite labbra divise fra nude, quelle che uso di più, che sono quelle sopra, e quelle colorate che sono sotto, che possono sempre essermi utili, però uso veramente molto poco. Nel secondo divisorio invece ci sono tutti i rossetti liquidi, qui davanti i miei preferiti e sostanzialmente quelli nude. Questa parte abbiamo Banana Beauty, Kylie Cosmetics, qualcosa di Colourpop, di Morphe, Smashbox. Da questa parte altro di Colourpop, NARS. Qui dietro abbiamo i rossetti rosati, quelli rossi e qui dietro invece abbiamo tutti quanti gloss e lip plumper. Nel primo cassetto effettivo ci sono invece tutti i primer e i fondotinta, ce ne sono una marea, lo so. Devo declatterare di nuovo, però devo dire che comunque la sezione primer la sto gestendo abbastanza bene. Come potete vedere, sono un po' tutti accumulati da quel lato di lì e dall'altro perché questi cassetti di IKEA non reggono tantissimo peso, di conseguenza, piano piano si sta piegando il cassetto, cosa che preferirei evitare. Comunque, qui davanti abbiamo tutti i primer di Smashbox, qui abbiamo Charlotte Tilbury, Urban Decay, Mesauda, Benefit, Laura Mercier, Catrice. Iconic London, questo anche è molto carino, si chiama Radiance Booster, molto simile a Charlotte Tilbury. Poi dietro in fondo abbiamo qualcosa di Tarte e qui dietro invece
ci sono le BB cream e le CC cream, e in fondo invece ci sono sempre i primer, ma quelli che non ci stanno nel divisorio. Questi divisori qui sono di un brand che si chiama Volcano Lab, e altri invece li ho presi su Amazon, vi lascio il link nell'info box. Da questa parte invece abbiamo, come vi dicevo, tutti i fondotinta, davanti a quelli che uso più spesso, quindi Dior Skin Glow, Too Faced Born This Way Matte, Shiseido, NARS Shiseido Luminoso, NARS Sheer Glow, NARS Soft Matte, Too Faced, Charlotte Tilbury, L'Oreal. Qui in fondo ci sono tutte le colorazioni scure, quindi quelle estive. Quindi appunto, come vi dicevo, l'ordine è primer, fondotinta, correttori, ciprie, che sono tutti qui. Allora, da questo lato abbiamo tutti i contour barra abbronzanti che sono in crema, quindi Neve Cosmetics, correttore di Anastasia, correttore di Maybelline, questi qui di Mitchell. Qui ci sono tutti i correttori, questi qui sostanzialmente sono quelli che uso più spesso, quindi esempio Elf, ultimamente sto usando tanto Anastasia perché voglio testarlo bene, Clio mi è piaciuto molto, Beauty Bakery è fantastico, The Multitasker Concealer bellissimo, anche Too Faced. Diciamo che questo è lo spazio che uso per dividerli e trovare più in fretta quelli che sto usando nel periodo, di cui invece tengo quelli che al momento magari non sto usando tutti i giorni, che comunque mi piacciono, perché quelli che non mi piacciono non ci sono proprio in questa, li ho proprio declatterati, e principalmente li tengo magari per fare dei contenuti, quindi possono servirmi per fare magari qualche reel, qualche video YouTube. Poi qui dietro in fondo, anche se non c'entrano nulla, ci sono gli oli per il corpo, ci sono questi qui di Eteria di Mesauda e questo qui di Huda Beauty. Qui invece ci sono gli illuminanti liquidi Vive, Becca, Mesauda, Revolution, Becca e questo di Iconic London. Da questo lato invece abbiamo tutte le ciprie, davanti o comunque abbastanza a portata di mano ci sono quelle che utilizzo di più, quindi Laura Mercier assolutamente, Seattle London, qui c'è Charlotte Tilbury, delle due colorazioni diverse, quella di Too Faced, NYX che è quella che è il dupe di Charlotte Tilbury, poi ce ne sono altre che di nuovo sostanzialmente le uso più che altro per fare contenuti, oppure per esempio Colourpop non è una cipria che uso sempre, però mi piace molto, quindi voglio tenerla per quelle volte in cui la voglio utilizzare. Appunto, bene o male, queste sono divise fra ciprie in polvere libera e tutte le ciprie compatte. E poi qui dietro in fondo abbiamo due scorte, quindi una di Hourglass versione mini e una di Charlotte Tilbury, che è una delle mie preferite, quindi ovviamente la tengo di scorta. Due pennelli per il corpo, per gli oli del corpo. Poi qui abbiamo il ventilatore per il setting spray, che può sembrare una stupidata, ma effettivamente è comodissimo. Due cipre grandi che non ci stavano qui e l'acqua in spray di Evian. Andiamo sotto, quindi siamo al terzo cassetto, e qui abbiamo illuminanti, tutti da questa parte di qui, terre, palette, contour. E qui abbiamo tutti i cream contour. Ho spostato un po' le palette, le ho un po' ammassate, diciamo, in fondo, semplicemente perché volevo fare spazio per questi prodotti qui in crema che ultimamente sto usando tanto, e ho lasciato davanti queste palette qui perché così, essendo questo lo sfondo dei video, si vede tutto nero qui. Partiamo dalla sezione illuminanti, davanti abbiamo di nuovo quelli col pack nero, Anastasia Beverly Hills Samresi, qui abbiamo Becca Champagne Pop, illuminanti di Jaclyn Hill Cosmetics, Jaclyn Cosmetics, qui c'è il Modern Glow di Catrice, Natasha Denona, Wet n Wild, di nuovo Natasha Denona, di nuovo Jaclyn, abbiamo Nabla, Colourpop, Revolution, di nuovo comunque un mix di brand, anche perché mi piace provare sia cose costose sia cose low cost. Da questa parte continuiamo con i primi, che sono sempre illuminanti, che sono Vive, che è uno dei miei preferiti, Ofra, stupendo, Benefit, Elf, Fenty, Be Perfect, Clio e Kiko. E da qui in poi invece partiamo con tutte le terre abbronzanti, quindi dalla Hoola in poi sono tutte terre, Hoola classica, Glowish, Too Faced, Kylie, L'Oreal, Nabla, Rimmel, NARS. I miei preferiti comunque tendenzialmente sono sempre un po' qui di fronte, perché così quando mi giro faccio in fretta a prenderli. Quindi abbiamo Patrick Ta, Charlotte Tilbury, L'Oreal Bronzed Paradise, Fenty Beauty e Vive, che è questo qui. Questa parte, come vi dicevo, le palette col pack nero, quindi MAC Cosmetics, Jaclyn e
Anastasia. Qui dietro, come vi dicevo, ci sono i cream bronzer, che in realtà potrebbero anche starci in verticale facendo qualche decluttering, quindi vabbè, ci arriverò. E qui dietro invece ci sono tutte le palette per il contouring. Tra l'altro, se vi dovesse interessare, se volete vedere ogni singolo prodotto nel dettaglio, ho una serie completa di decluttering sul canale, c'è proprio una playlist intera in cui potete vedere ogni singolo cassetto declutterato, quindi lì vedete proprio ogni singolo prodotto nel dettaglio. Qui vi faccio vedere invece un pochino al volo Smashbox Cali Contour, bellissima, Charlotte Tilbury, anche questa è una palette veramente super valida. Questa qui sotto è di Pixie e qui, come vi dicevo, le ho un po' ammassate per far posto velocemente. Comunque abbiamo Mulac, Avon, Cosmify con Dilikika, Cosmify con Eric Chioba, Cosmify con The Lady, palette viso di Benefit, poi qui c'è Be Perfect e Essence. Arriviamo al prossimo cassetto e questo è uno dei miei preferiti perché contiene tutti quanti i miei favolosi blush. Ultimamente io sono proprio fissata con i blush, infatti vedrete che questo cassetto qui è quello un più pieno di tutti quest'anno, però vabbè. Preferiti di nuovo di fronte, quindi Patrick Ta, qui abbiamo Elf White Peach, stupendo, meraviglioso. Da questa parte di qui sono tutti in polvere, da questa invece sono tutti in crema. Quindi quelli in polvere, ce ne sono tantissimi che mi piacciono davvero, principalmente Patrick Ta, molto belli quelli di Catrice, belli anche quelli di Tarte, anche Kiko fa dei bellissimi blush. NARS qualcosina sinceramente lo tengo un po' più per una questione di contenuti, perché i blush questi qua singoli non mi fanno impazzire, a parte Tempted che ha un colore che per me è imbattibile, è bellissimo. E appunto da questa parte ci sono tutti quelli liquidi, di fronte palesemente il La Masca, che sapete benissimo è il mio blush preferito di tutti i tempi. Cream blush di Fenty, Natasha Denona, Mitchell, devo riprovarlo ma non mi è piaciuto come si sfuma, Charlotte Tilbury, quelli nuovi di Nabla, poi abbiamo Neve Cosmetics, di nuovo La Masca, Milk, Avon, e da questa parte di qui ci sono palette blush e palette illuminanti. Palette blush, proprio di soli blush preferite, decisamente Scott Barnes e NARS, sia la Orgasm sia la Overlast. Poi qui c'è la Glam Face di Natasha Denona, che potrebbe andare in realtà sia nel cassetto occhi sia nel cassetto viso, io per adesso l'ho messa qui perché la raggiungo più facilmente. E di qui invece ci sono tutte le palette con all'interno gli illuminanti, quindi Glow Kit con Nicole Guerrero e Anastasia, bellissimo. Questa direi la Cosmetics, Glow Kit di nuovo di Anastasia, Scott Barnes, Be Perfect. Da questo lato invece ci sono tutti i setting spray di nuovo di fronte preferiti, Morphe, Urban Decay, NYX. Qua ci sono invece tutti gli altri tipo Smashbox, Charlotte Tilbury, MAC, Professional di Ben, e dietro in fondo ci sono quelli di scorta, quindi ho un altro di Charlotte Mini per il viaggio, delle scorte di Urban Decay perché è il mio preferito di sempre, e delle scorte anche di quello di NYX. Qui dobbiamo scendere un bel po', abbiamo il penultimo cassetto che ho cambiato tipo l'altro ieri. Da questa parte qui abbiamo tutti i mascara, lo so è una quantità esorbitante di mascara, ma ultimamente li sto sfruttando un sacco per farci dei contenuti, specialmente per i Reels. Da questa parte abbiamo quelli preferiti, quindi Paradise e Rare Beauty al momento, molto bello anche Clio, Size Up, Lift Up di Catrice. Qui ci sono i primer, piega ciglia, e da questa parte appunto quelli che mi servono per fare vari contenuti. Qui ci sono quelli nuovi che voglio sempre usare per fare dei contenuti. Da questa parte qui invece ci sono gli eyeliner neri e quelli colorati, anche quelli che si attivano con l'acqua se voglio fare qualche look un po' particolare. Da questo lato invece c'è la sezione diciamo occhi, quindi cose un po' più particolari tipo glitter se voglio fare qualche look un po' più poi ombretti liquidi sempre glitterati o comunque duochrome, insomma molto particolari, ombretti liquidi di Smashbox, ombretti liquidi di Huda e di Revolution. E poi da questa parte ci sono invece i pigmenti, quindi NYX, With Love Cosmetics, eccetera, e ombretti singoli. Come ombretti singoli c'è Charlotte Tilbury, poi dietro c'è qualcosa di L'Oreal, Yves Saint Laurent, Dose of Colors, Take Two Cosmetics. Qui diciamo questa qui è la sezione un po' più divertente. E adesso arriviamo all'ultimo cassetto, che è decisamente quello più problematico di tutti. Calcolate che io ho fatto questo change 2 giorni fa
E questa cosa mi spaventa tantissimo, perché secondo me queste sono troppo pesanti per stare in un cassetto solo, quindi troverò di nuovo una soluzione. Comunque qui ci sono tutte le mie palette occhi, sono tendenzialmente abbastanza divise per brand, però non c'è una divisione precisissima. Da questo lato abbiamo le palette di Huda, le palette di Urban, Anastasia, che sono tutte queste qui, Viv e Too Faced. Di qui abbiamo quelle di Be Perfect, comunque le palette abbastanza grosse tipo Morphe, James Charles, eccetera. Tutte le palette di Tarte, che tra l'altro, se non avete mai provato, Tarte ha degli ombretti matte veramente molto molto belli. C'è qualcosa di Charlotte, qui ci sono le palettine di Huda, qui ci sono quelle di Catrice, We Makeup, Clio, Zoeva, Woman Beauty, Elf, Revolution, Neve, Nabla e Mulac. Da questa parte invece ci sono quelle di Morphe, Be Perfect, Colourpop, She Glam, Mesauda, altre di Catrice. Come vi dicevo, sono tutte un po' da sistemare, però perlomeno il cassetto non ha ancora ceduto, quindi per adesso andiamo bene. Di fianco all'armadio, come vi dicevo, c'è qui una piccola scrivania. Sopra la scrivania c'è una mensola, lì sopra ci sono i Power Bullet di Huda Beauty. Una cosa che mi manda i pazzi è che sono dispari, ce n'è uno in più, devo assolutamente comprarne un altro solo, cioè no, in realtà solo per metterli simmetrici no, anche perché sono rossetti veramente eccezionali. E lì ci sono le mie palette di Natasha Denona. Se mi seguite saprete che queste palette sono tra le mie preferite, ma costano una fortuna, quindi meritano un posto decisamente speciale. Non so se ve le avevo fatti vedere nel tour dello studio, ma lì ci sono tre quadri che ho preso su Desenio, e quello centrale è bellissimo perché dice: non mi credo neanche da sola quando dico che sarò pronta in 5 minuti, mi rappresenta perfettamente. Invece da questa parte abbiamo un vaso che avevo preso da Maison du Monde, ve lo dico perché spesso me lo chiedete, e quelle sono delle pampas che ho preso in giardino, le ho spruzzate con la lacca e le ho fatte seccare, e adesso sono così perfette da almeno un anno e le amo, sono bellissime. E poi lì c'è un trolley con sui miei profumi sostanzialmente, solo che è un po' vuoto perché prima c'erano dentro anche le maschere viso, solo che non so, stonavano un po', quindi devo capire un attimo anche cosa posso metterci lì che abbia comunque un senso. Non so, però mi piace com'è adesso tutta la situazione, mi sembra bella ordinata, esteticamente mi piace un sacco, non voglio metterci qualcosa che stoni. Poi, come vi dicevo, anche questo trolley qui di Ikea, e questo qui principalmente lo uso per i prodotti che mi arrivano in PR, quindi che mi arrivano dalle aziende da provare, da testare, eccetera, e cerco più o meno di dividerlo sempre per tipologia. Per esempio lì ci sono alcuni prodotti nell'angolo che vorrei usare per fare dei reels, ci sono alcuni prodotti che vorrei provare magari in qualche video per testarli insieme, prodotti che invece voglio provare magari per gli affari miei, però tendenzialmente tendo a dividere lì i prodotti abbastanza nuovi, perché se li metto direttamente nella makeup collection finisco per dimenticarmeli e non provarli mai. E gli altri due ripiani sinceramente non sto neanche a farveli vedere, perché ci sono tipo fili, cose che mi servono abbastanza spesso, cose un po' noiose insomma. Adesso invece passiamo alla scrivania, che è sempre di Ikea. Queste due cassettine che ci sono sui lati si chiamano Alex, e questi cassetti li ho appena sistemati, quindi dovrebbero essere teoricamente abbastanza in ordine. Alla mia sinistra, primo cassetto, abbiamo tutte le cose utili, quindi salviettine struccanti, cotton fioc per ripulire magari il mascara, treppiedi per il telefono, qui ci sono alcuni lip balm, accessori per le ciglia finte, mollette, primer, quindi glitter primer o primer occhi, colla per ciglia finte, pinzette, forbicine, eccetera. E qui ci sono tutti i miei lip balm, invece di averli in giro per caso ho trovato una soluzione, pare, e riesco a tenerli tutti insieme, almeno così quando ne cerco uno ce l'ho. Qui invece abbiamo due ventagli che uso per asciugare il setting spray, acqua micellare, telecomando per la TV, niente di emozionante. Nel secondo cassetto invece abbiamo le mie piastre, tranne la GHD Platinum Plus che è in bagno, Simpod GHD Curve Tongue, GHD Curve, spazzola, guanti per non scottarmi, e questo qui è un coso di plastica che serve per appoggiare la piastra così non si brucia niente. Qui nel cassetto sotto abbiamo accessori capelli, sia per esempio shampoo secco, sia questi qui che sono di scorta, tipo il Dream Coat, è meraviglioso. L'altro, cioè quello che uso attualmente, è in bagno perché avevo usato sui capelli bagnati, però comunque questi li tengo di scorta. Idem per il protettore di Etheria, ne ho un altro in bagno che sto usando, ma questo è di scorta. Qui dentro ci sono elastici, bigudini, elastici, spazzole, cose così. E appunto qui sotto c'è lo shampoo secco. Quarto cassetto abbiamo tutti i ferri per i capelli,
che vi dico la verità non li uso quasi mai perché uso sempre il 2D GTD, però se voglio fare magari i capelli in modo diverso ho comunque questa di Beauty Works, la bellissima, il Beach Waver che cioè, è stato un acquisto stupidissimo, non lo ricomprerei mai, quindi non compratelo. Questa invece è molto buona, di Amazon, 5 in 1, se scrivete ferro 5 in 1 la trovate di sicuro, è meravigliosa, l'ho usata per anni. Infine, per quanto riguarda la parte di sinistra, l'ultimo cassetto sotto contiene cose di scorta e tutto quello che è sezione autoabbronzanti, quindi questi sono tutti i tools per l'autoabbronzante: Loving Tan, Saint Tropez, Bondi Sands, I Love Paradise, eccetera. Dischetti di cotone, salviette di cotone, dischetti di cotone. Primo cassetto a destra abbiamo tutte le ciglia finte, di nuovo brand preferiti davanti, le Mykonos di Lily Lashes, Tatti Lashes, Mesauda di Ardell, se cercate un ottimo brand per beginners Ardell è il top. Queste di Ardell sono tanta roba, le Dimi Wispies da tagliare anche per avere l'effetto occhio allungato, e i ciuffetti, questi qui sono tutti di Primark. Nel secondo cassetto abbiamo tutti i prodotti per le sopracciglia davanti divisi tra matite e prodotti per fare le sub-brows, quindi il Brow Freeze, questo qui è VBCO, VIP, Patrick Ta, Essence, NYX. Tutte le matite per le sopracciglia sono da questa parte, di qui abbiamo le penne, specialmente NYX in alto perché è quella che uso ogni singolo giorno. Da questa parte abbiamo tutti i brow setter e le pomade che sono questi qui, e anche questo qui in polvere sempre di Anastasia. Da questa parte non si vedrà molto, ma qui ci sono tutte le matite occhi nude e nere, e da questa parte invece abbiamo le matite colorate e tutti i matitoni. Vi dirò che diventano sempre meno interessanti adesso. In questo cassetto abbiamo tutte le beauty blender, questi sono asciugamani che uso quando sto registrando per passare i pennelli, o li uso con l'avio per appunto pulire e disinfettare i pennelli quando non riesco a lavarli. Questo è un macchinario di Style Pro che serve per lavare le beauty blender, che mi è arrivato da pochissimo, è meraviglioso, mi piace un sacco. E poi negli ultimi due cassetti qui sotto abbiamo le scorte di skincare. Qui abbiamo cleanser davanti, struccanti tra cui acqua micellare e burro struccante, e dietro invece ci sono in fondo tutti i tonici sdraiati. Qui nell'ultimo cassetto abbiamo tutte le creme idratanti, tutti i sieri viso, questi sono i prodotti mini per i viaggi, qui ci sono i contorni, il contorno occhi, e qui ci sono tutti gli oli per il viso, e in fondo ci sono quelli che sono i peeling viso. Infine, non so quanto vi possa interessare, ma questa qui appunto è la scrivania, qui c'è il contenitore con i pennelli, lo specchio che uso che è di Primark, e quello lì è un contenitore in cui metto all'interno i pennelli sporchi e i prodotti che devo ritirare, quindi ci sono qui alcuni prodotti che ho usato stamattina e che devono ancora rientrare al loro posto. E direi che questo è tutto. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere quali sono i video che vorreste vedere da qui a breve, così mi faccio una bella lista. Ogni anno lo faccio, mi faccio una super lista di video che vorrei registrare, così mi date nuove idee. E niente, vi ringrazio tantissimo per la compagnia che mi avete fatto oggi e spero di vedervi anche nel prossimo video. Ciao!